Santa Margherita Belice e al Teatro Sant'Alessandro gli architetti dell'Ordine di Agrigento a confronto su i luoghi colpiti dal sisma del 1968. Analisi e proposte. Oggi un convegno importantissimo, lo abbiamo voluto fare nei luoghi del Belice della provincia di Agrigento perché riteniamo che in questa programmazione del 50° di quel terribile evento che è del gennaio del 1968, oggi dobbiamo parlare, dobbiamo analizzare gli aspetti positivi e negativi di quella ricostruzione, ma dobbiamo identificare un modello da portare al Congresso Nazionale degli Architetti per parlare di rilancio dei nostri centri storici, per parlare di rigenerazione delle nostre periferie, partendo da questi luoghi ma anche dei comuni della provincia di Agrigento che, seppur non diruti, i centri storici per la maggior parte sono abbandonati e un modello su Santa Margherita, su Monte Vago, può essere una grande similitudine anche con tutti i centri storici della provincia di Agrigento. E su questo devo ringraziare la presenza del Consiglio Nazionale degli Architetti, con il Presidente Capochin, con il nostro Vicepresidente Nazionale Rino Lamendola, ma soprattutto devo fare un grande ringraziamento a tutti i relatori che sono oggi qui intervenuti, all'Università di Palermo, all'SC Industria, all'ANGE, perché riteniamo che solo per parlare di centri storici non lo possiamo fare con la parte politica che sono le amministrazioni, lo dobbiamo fare anche con la parte imprenditoriale, e con questo noi siamo veramente contenti di poter stilare questo documento finale. Partiremo prima da un'analisi delle politiche di ricostruzione dell'epoca. In tal senso analizzeremo quella che è stata la città simbolo di quella ricostruzione, che è Gibellina, dove si è puntato molto sulla realizzazione di opere di architettura e opere di arte contemporanea che avrebbero dovuto fare da traino per una ricostruzione di qualità sia dal punto di vista fisico che socio-economico e culturale, però qualcosa non ha funzionato perché i cittadini non si sono sentiti, diciamo, attratti dai nuovi luoghi che sono stati realizzati alcune volte vicino il centro come Monte Vago, alcune volte a 20 km come Gibellina. Perché non si sono sentiti, nel caso di Gibellina non si sono mai sentiti integrati in quegli spazi enormi, grandi, sovradimensionati, non hanno trovato quella identità che loro vedevano invece nella gerarchia di vie, viuzze e cortili che proprio rappresentavano l'identità del vecchio centro storico. Quindi noi partiremo da una critica, da una critica costruttiva delle politiche all'epoca adottate, e poi proveremo anche a dare dei contributi per rilanciare un processo di riqualificazione questa volta, non sbagliando, partendo assolutamente da un processo di partecipazione e condivisione con i cittadini, possa riqualificare questi ambiti del territorio belicino, gran parte dei quali, come dicevo prima, hanno perso la loro identità, le loro radici culturali, e noi riteniamo che subito dopo la partecipazione l'elemento più importante sia il progetto, un progetto di qualità che può essere acquisito soltanto con strumenti come ad esempio il concorso di progettazione, concorso che noi stiamo tentando veramente con tutti i mezzi di rilanciare a livello nazionale. ANCE può fare tantissimo, ma sicuramente in maniera sinergica necessariamente deve avere un rapporto con gli attori principali di questa ricostruzione, che sono e comunque gli architetti, ma soprattutto le amministrazioni comunali, affinché si arrivi a un obiettivo comune, che è quello di riqualificare i centri urbani. Io spero tantissimo che questa riqualificazione e comunque tutte queste belle promesse si mettano in atto non nei prossimi 50 anni, io spero proprio tanto di no, ma almeno nel prossimo lustro.